periodo pandemico non ce lo siamo ancora lasciato alle spalle, ma gli ospedali vanno verso la normalizzazione. E in che modo andiamo verso la normalizzazione? Riusciamo a fare la prevenzione che facevamo prima? Come sono cambiate le cose, Presidente? Sicuramente sono cambiate in maniera molto peggiorativa, perché la pandemia, intanto, come giustamente diceva, non è passata alle nostre spalle e comunque il ritorno alla vita, diciamo tra virgolette, normale, molto normale, è legato a tante situazioni che abbiamo lasciato in sospeso. Intanto siamo partiti, parlo del 2019, con gravi ritardi, con tante liste d'attesa, con tante problematiche, con uno screening per il colon retto che stava cominciando a muovere i primi passi. Tutto questo naturalmente è stata un'ascia che ha spezzato tutte le aspettative che i cittadini avevano diritto ad avere. I buoni ritmi, diciamo, no? Perché Certo. si parlava di recupero di tutte le liste d'attesa, insomma. Certo, perché siamo tornati indietro e il recupero in questa fase non può che essere problematico, deleterio e pieno di difficoltà. Tuttavia, noi ci siamo sempre messi in campo, ci siamo sempre dati per disponibili. E soprattutto per quanto riguarda le patologie del colon retto, il nostro intento è stato quello di poter offrire un gruppo chirurgico particolarmente esperto ed affiatato, ma anche un gruppo multidisciplinare, perché è ovvio che oggi la chirurgia, una chirurgia o comunque gli aspetti chirurgici fanno parte della cosiddetta medicina di precisione. Della medicina che deve dare delle risposte molto precise a pazienti l'uno diverso dall'altro. Allora, nel caso specifico, stiamo riprendendo con grande forza, anche se molti colleghi hanno difficoltà nel post-COVID, molte difficoltà vengono dalle carenze strutturali che sono sempre esistite e che adesso si manifestano in maniera eclatante. Ma diciamo, nonostante tutto, noi abbiamo anche in periodo Covid seguito a fare una serie di interventi, una serie di procedure chirurgiche e mediche per quanto riguarda le patologie del colon. Naturalmente procedere vuol dire anche adattarsi e adeguarsi e come dire, essere pronti alle tante novità che la tecnologia ci offre. Ecco che in questo periodo pandemico noi abbiamo avuto, considerato i ritardi e considerate le difficoltà che ci sono state, noi abbiamo avuto dei pazienti che vedevano sempre l'ospedale come l'ultima possibilità di risoluzione dei loro problemi. Mentre in periodo precedente l'ospedale doveva risolvere tutti i loro problemi, per cui anche se vi erano parenti di ultra novantenni, dovevamo dare delle risposte. Oggi invece l'ospedale viene visto come causa di tante problematiche, di tante patologie, soprattutto infettive, soprattutto contagiose. Quindi noi trovavamo dei pazienti che erano all'estremo della loro situazione. Trovavamo dei pazienti non con diverticoliti acute, ma con perforazioni, con peritoniti, oppure con situazioni inveterate che si In situazioni portavano avanti. più gravi si trovavano. Sì, pazienti molto più gravi del passato e anche le neoplasie erano neoplasie molto spesso Ci si avanzate. è curati di meno, possiamo dire. Esatto, anche grazie alla sensibilità che hanno dimostrato i nostri dirigenti, siamo riusciti ad avere dei macchinari, chiamiamoli così, delle tecnologie abbastanza All'avanguardia? adeguate,
adeguate, sì. Adeguate. Quindi possiamo dire che Gallipoli, anche Copertino possiamo dire. Sì, anche Copertino, ma soprattutto Gallipoli. A Gallipoli siamo riusciti ad avere la metodologia 3D, quindi tridimensionale, per poter avere un contatto diretto, immediato con il campo chirurgico, dei monitor molto grandi per guardare anche le piccole lesioni, piccoli linfonodi che possono essere rimossi, e la tecnologia con il VERD endocianina. Cioè, cosa vuol dire quest'ultima metodologia, che forse è già nota, ma diciamo, ci terrei a sottolineare il fatto che i campi di applicazione di questa metodologia sono molteplici e ogni giorno mettiamo in evidenza un campo diverso. Con questo metodo che risultati si hanno? Come dici, scusa? Con questa metodologia che risultati si hanno? Questa metodologia consiste nel far passare l'immagine attraverso una telecamera particolare che fa vedere alcune frequenze di luce. Le frequenze di luce sono determinate, nel caso specifico, da una sostanza che noi somministriamo al paziente. Qualche minuto prima, nel caso del colon, di verificare alcune cose, noi somministriamo, o per meglio dire l'anestesista somministra un contrasto, diciamo così, che è il verde endocianina, il quale va ad irrorare tutti i vasi sanguigni. Cosa succede? Che la telecamera vede ciò che l'occhio umano non potrebbe vedere. I vasi cominciano a colorarsi di verde, i vasi appena viene somministrata questa sostanza. E quindi il campo operatorio piano piano viene popolato da questi vasellini verdi. Questo ci consente di vedere l'irrorazione dei due monconi intestinali che noi andiamo ad affrontare, perché nella chirurgia del colon la complicanza più frequente ma più temibile è proprio la descenza dell'anastomosi, cioè se l'anastomosi, la giunzione che noi creiamo tra due pezzi di intestino, viene in un punto o in più punti a deteriorarsi, quindi a non essere regolare, a non avere continuità, si disperde il materiale fecale nell'addome e dà naturalmente una peritonite che deve essere prontamente riparata. Invece, una delle cause di questa descenza, di questa leakage, di questa fistola o descenza vera e propria dell'anastomosi, è dovuta alla scarsa irrorazione. Molto spesso questo si determina per uno stiramento dei tessuti, ma comunque la scarsa irrorazione è la causa principale più immediata. E allora noi usiamo due mezzi principali per evidenziare questa difficoltà nell'anastomosi del colon sinistro. Mentre con il verde endocianina lo possiamo utilizzare anche nelle anastomosi del colon destro. Noi, iniettando il verde e con questa telecamera particolare che abbiamo da alcuni mesi, ma non da moltissimo, noi possiamo vedere la vascolarizzazione dei monconi e quindi garantirci sulla irrorazione corretta delle due superfici. L'altro mezzo che usiamo è quello di vedere, quindi con l'endoscopia, il colon appena anastomizzato con una endoscopia, con una coloscopia precocissima, intraoperatoria. Questo ci consente intanto di fare una prova pneumatica, idropneumatica, nel senso che noi allaghiamo la zona dell'anastomosi con dell'acqua e quando l'endoscopio inietta aria, come sempre accade, se ci sono delle perdite si producono delle bollicine che si evidenziano in maniera molto, molto chiara. Non solo, ma la coloscopia intraoperatoria immediata può anch'essa vedere delle zone scarsamente irrorate oppure zone che sono troppo irrorate e che determinano dei piccoli o grandi sanguinamenti. Noi abbiamo dei sanguinamenti post-operatori precoci
che possono essere evitati. Infine, l'endoscopia ci consente di vedere anche la corretta resezione dell'intestino, perché soprattutto con la laparoscopia la lesione può non essere vista esternamente dal versante del peritoneale, ma può essere vista soltanto internamente, quando non sono delle lesioni molto grosse, molto devastanti l'intera parete intestinale. In questo caso possiamo verificare che effettivamente la sezione è caduta nei termini corretti. Insieme alla metodica 3D, che ci consente soprattutto di mettere dei punti con molta più facilità e rapidità, consentono di avere una rapidità complessiva e una sicurezza complessiva della procedura chirurgica. Quindi sono delle metodiche che hanno fatto avanzare questo reparto chirurgia. Sicuramente. Adesso sul piano, insomma, degli interventi, anche della sicurezza e della velocità. Certo. Noi, per una serie di motivi, eseguiamo quasi esclusivamente interventi per neoplasie del colon o di altri organi. Così lo dico per inciso, ma non è oggetto di questo discorso, il verde indocianina è uno strumento anche prezioso per valutare le vie biliari, per valutare il fegato, per valutare altri organi che però devono essere irrorati alcune ore prima, circa 12 ore prima. Per cui quando dobbiamo fare un intervento, per esempio sulla via biliare, allora, la sera prima dell'intervento si pratica quel verde indocianina, che abbiamo detto invece nel caso del colon praticare qualche minuto prima dell'osservazione. Le metodiche naturalmente sono degli aiuti, deve essere chiaro che sono degli aiuti, perché la cosa più importante è la capacità organizzativa e la voglia di lavorare in termini di massima efficienza e di massima efficacia, soprattutto di massima efficacia, perché è l'efficacia, la possibilità di dare una risposta corretta, che determina la qualità della medicina e la qualità della chirurgia e soprattutto la sicurezza nelle procedure chirurgiche, ciò che il cittadino prima di tutto richiede. In ultimo, sul piano del personale c'è da fare di più o ancora bisogna combattere, ecco, un'altra battaglia? Sì, anche questo è un problema che ha colto nel segno. Il personale è uno dei problemi più importanti. Noi abbiamo parlato molto di tecnologia, ma la tecnologia è senz'altro secondaria al personale. Non basta avere 24, 52 posti letto, occorre avere il personale che sia adeguato, che sia esperto, che abbia capacità, competenza nel praticare. Il nostro personale è sempre al limite, rischiamo sempre di trovarci con poco personale, sia medico, sia infermieristico, sia OSS, sia di tutte le varie categorie che sono necessarie, sono indispensabili a che una procedura possa avere l'efficacia, a essere adeguata. Noi, ripeto, abbiamo avuto un periodo con un personale adeguato nel numero, adesso dobbiamo far fronte ad esigenze complessive aziendali, per cui certamente il personale è molto deficitario. Personale medico in particolare, considerato la chirurgia dell'azienda, non la chirurgia di Gallipoli o di Casarano o di Copertino eccetera, ma la chirurgia dell'azienda, considerate le esigenze quindi che sono di tutti, perché non possono essere mie o sue o dell'altro. Ecco, considerato tutto, certamente i medici sono pochi, non vi è la lungimiranza di comprendere che questa pandemia deve aver insegnato che la risorsa umana è il primo aspetto, l'aspetto più importante, e subito dopo quello organizzativo sono i mezzi con i quali andare avanti. Ovviamente quello tecnologico, come dicevo prima, è certamente un aiuto decisivo.